Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono 917 e oggi siamo su un altro horror che è ancora in versione beta, che è un horror in stile Slender. E come vi ho già detto, è ancora in versione beta, quindi quando uscirà la versione completa, ovviamente farò il gameplay. Ah, così si corre. Ah, è una cosa, ok, ci ero rimasto malissimo, pensavo fosse un serpente. Comunque, metterò il download del gioco in descrizione, perché secondo me è un bel gioco, cioè ho visto un paio di skin e già mi è piaciuto. In realtà non è neanche tanto male, devo dire. Ok, qui c'è qualcosa. No, non c'è niente, ok. Che spavento di me! Scappa, scappa! Oddio, che spavento! Cos'è quella roba? Peggio di Pif cazzo. Cos'era? Cos'è? Ah, lo slow motion! Che figata! Che figata! Ok, mi sono già stufato di. Cioè, mi sono già stufato di giocarci perché è apparso quel tizio bruttissimo! E io non c'ho voglia più di incontrarlo perché è troppo brutto. Io con i tizi brutti non ho a che fare. Perché sono brutti, non riesco a guardarli in faccia, poi se li guardo in faccia vomito. E questo. Eccolo qui! Comunque, per chi volesse delle informazioni, questo gioco si chiama Life After Us. E va bene, niente. Ok, va bene. Oh, mi ero preoccupato. Ho sentito un passo. Ah, era il mio. Giusto. Mi sto avendo pure dei miei passi. Dove vado? Dove cazzo vado? Minchia, c'ho paura di incontrare quel tizio. Vabbè, qui non ci vado, no. C'è un posto brutto e nei posti brutti non ci vado. Nelle cose brutte non ci vado, ok? Problemi? Problemi? Perché stanno torturando un pantalone? Cioè, hanno appena torturato un pantalone. Cioè, perché stanno torturando il pantalone lì? No, vado via, no, vado via. Non mi piacciono sti posti brutti, cioè. Cioè, stanno torturando un pantalone. Perché torturavano un pantalone? Ok. Io ci provo ad incontrare quel tizio. Che è peggio di Pif, cazzo, è peggio di Pif. Per chi non lo conoscesse sarebbe un tizio molto brutto che c'è sempre su un horror. Scusate per l'interruzione, ma erano entrati mio padre e mia madre, cioè era entrato mio padre in camera mia e ho stoppato il video per evitare che dicesse cosa stai facendo qua? Perché se sentisse in diretta, quanto cazzo è grande sta isola? Minchia, peggio di quella di The Forest, cazzo. Cos'è quella roba? Corri? Non corri più. Ah, ok. Una fattoria. Perché ci dovrebbe essere una fattoria in un'isola? Ok, non facciamoci domande. Minchia, che bella sta fattoria, cazzo. No, 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 non mi piace già, non mi piace già, non mi piace già. Via, 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 via. Via, 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 via. Allora. Perché questo corre sempre. Tipo arriverà a fine gioco che ci avrà la fame in una maniera esagerata.
Io non vorrei che mi spuntasse davanti quel tizio brutto così all'improvviso. Io adesso che mi spunta. Cosa cazzo? Buona cipolla. Che non c'è niente. Ah, vedete la fattoria non mi piace, brutto posto, brutto posto. Cosa ho fatto? Ah, ricominciato dall'inizio, mamma mia. Ah, se premi C quindi ricominci dall'inizio. Perché? Non ho capito questa cosa. Non lo so, raga, sto pensando, sto cantando canzoni a caso. Giusto per fare qualcosa. Dio, c'è lalla. Pensavo fosse una parrucca di un pagliaccio. Mi è arrivato un messaggio nel frattempo. Andiamo nel mulino bianco! Mulino bianco! Sembra troppo il mulino bianco, sta roba qua. Una corda. Ok. Ma basta questi messaggi. Sono tutti i gruppi. Buongiorno. Penso che non vada troppo bene. Ah, ma c'è ancora il resto del corpo lì? Vabbè. Che non c'è niente. Mi ce ne accorgo, vabbè, va bene. Va bene. Ah, ok, non avevo visto il... Perché è comparso così all'improvviso, vabbè. C'ho paura. La. Io c'ho paura, la. Io c'ho paura, la. Barabara 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 barabara
Come qua? Vabbè. Non stiamo a fissare il panorama perché è una cosa che non si deve fare troppo. È troppo, una cosa troppo sconcia. È una fottuta roccia! Ma perché mi devo spaventare per delle rocce? Un secondo. Aia, secondo me più niente. Sono 89 di vita solo perché sono caduto da lì. Questa roba. Ah, un tronco. È una cosa, come si chiama? È una roccia. Una roccia a forma di dildo, ragazzi, non vi preoccupate, è una roccia a forma di dildo. Ok. Sto contando più niente, cioè avrà ha uno scopo sto gioco. Io ho visto un paio di screen, mi sembrava bello da farci, cioè, gioco tipo Slender da raccogliere le pagine. Ma qui c'è qualcosa? Barabara 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 barabara. C'è qualcuno? È permesso? Non è permesso, non è permesso, non è permesso, non è permesso, capito, capito, non è permesso. Oh, mi fai passare maleducato qua. Che maleducato! Cioè, ma arriva la gente così di colpo. Cioè, io sono tranquillo che vado, non so, entro nelle case a rubare, arriva uno da dietro e mi uccide. Perché? Proprio di colpo. Senza motivo. Perché? Cosa ti ho fatto di male? Non mi fa neanche passare, che maleducato. Mamma mia, che maleducataggine, c'è una maleducataggine in questo mondo. Mamma mia, oh, che maleducataggine. Barabara. Ah, qui è dove torturavano i pantaloni, giusto. E poi non si capisce perché torturano i pantaloni. Perché? Perché continuano a. Basta laggare, basta.
tipo adesso prima andava liscio come l'olio, adesso deve cominciare a laggare. Perché? Barabara 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 barabara. Cos'è quella roba rossa che lanci? Ma la 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 la. Tra poco morirò. Sono molto ottimista. Basta, basta. Ma cosa sta cazzo? Riesco a scavalcare la fottuta roccia? Come faccio ad andare lassù? Barabarabarabarabarabarabarabara. Ok, basta. Quanto siamo nel frattempo? Perché mi aprono l'archivio Mirrar? Siamo 11, basta. Perché mi devo aprire l'archivio Mirrar? Cioè, non ho capito. Barabarabarabarabarabarabarabarabara. Basta. Raga, io direi di concludere qui il video, perché praticamente abbiamo incontrato già due volte quel tizio molto brutto, peggio, cioè non è peggio dello Slenderman, cioè è più brutto dello Slenderman, però diciamo che almeno Slender aveva un senso, cioè prendi le pagine e cerca di non farti stuprare da quello lì. Beh, questo invece, questo gioco invece è vai in giro per l'isola e fatti stuprare quello lì e ricomincia il gioco tante cioè altre volte. Quindi spero che ci siano dei miglioramenti su questo gioco, perché finora non ho trovato un vero scopo, almeno che, cioè, uno scopo ci sarebbe, vai in giro per l'isola e fatti stuprare da quell'uomo tutto brutto. Un altro miglioramento è migliorate quel tizio, perché è veramente troppo brutto. Dai, sto scherzando, va benissimo così com'è, mette paura, cioè spaventa al punto giusto, dai. Anche perché, però una cosa che, cioè, una cosa che facilita è che tipo, non so, se senti la musichetta tipo tadam dietro di te, sai già che dietro di te c'è il mostro, c'è il mostro. Se magari la togliete la musichetta e la mettete quando, cioè non so, quando tipo ti trovi davanti quel tizio molto brutto, la mettete lì, non prima, perché così almeno capisci subito, perché così capisci subito che c'è il mostro di. Comunque, vabbè, questo era Life After As Shipwrecked. Io nel frattempo salvo il gioco. Ok. Spero che ci siano molti miglioramenti su questo gioco. Perché penso, vabbè. La grafica non è neanche tanto maloccia, è uguale a quella di Slender. Sì, è uguale. Sì, è uguale. Vabbè, io cado pure nell'acqua. Per concludere il video, cadrò, cioè, affogherò. E torno a foga, ok. Dov'è? Dov'è? Che ho paura. Vabbè, non c'è, raga. Vabbè, che devi, questo era Life After Us Shipwrecked, è ovviamente solo la versione alfa, e non ricordo di mettere un like, di iscrivervi, di commentare, e noi ci rivediamo al prossimo video. Bella ragazzi!